Alonso ti va via, eh. Dai, se prendi qualche gol ancora. Capito qua. Preso. C'è il VAR. C'è il VAR.
Laura. Andiamo giù e ci facciamo le riprese, tanto qui abbiamo preso già 4 gol. E quindi è finita questa prima finale, terzo quarto, con alla mia destra
il responsabile della squadra di Brasile, e alla mia sinistra il responsabile di Select One. Mi pare che stasera non ci sia stata partita perché il risultato è stato un po' inclemente, però insomma facciamo un quadro di questa manifestazione, di questa prima Maisland Cup. Massimo Agosti. Ma sicuramente molto divertente, ci siamo divertiti, una manifestazione da rifare sicuramente gli anni futuri, giusto per divertirsi e stare un po' assieme, bello, bello. E invece la tua è una formazione, diciamo, pescata all'ultimo momento, che sei venuto qua a vedere Maisland, ti è piaciuto l'idea, mi hai chiesto qualche informazione e siete arrivati quarti, quindi vi siete davvero difesi molto bene. Devo dire, una squadra decisamente valida. Sì, a parte stasera che possiamo cancellarla tranquillamente perché siamo rimasti a casa, per il resto siamo scontenti di essere arrivati almeno in semifinale. Noi siamo solo colleghi, questi giocano tutto l'anno, per cui per noi è soddisfazione già poterci giocare contro. Ma infatti questo è lo spirito, devo dire peraltro che stasera, ma anche le altre partite, sono sempre state giocate e disputate all'insieme della correttezza, quindi questo è molto bello, è lo spirito di sport. Io vi ringrazio per questa Maisland Cup e vi aspettiamo tutti l'anno prossimo, mi raccomando, ok? Grazie, grazie, ciao! Vi aspettiamo per i prossimi campionati sport di calcio 5, calcio 7, calcio 11. No, i campionati no, dove Fair Play conta per davvero. No, why, was that me the cool one or some other day?